Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Se state cercando un filato morbido, naturale, versatile, perfetto per tutto l'anno, Tessiland ha l'articolo giusto per voi. Il suo nome è Isaac. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro Isaac, quindi questo filato 100% bambù naturale, che si presenta così in formati da 50 grammi per una lunghezza di circa 125 metri, per il quale consigliamo o l'utilizzo dell'uncinetto 3-4 oppure dei ferri 4-5. Veniamo ai consigli pratici. Per realizzare delle creazioni con il bambù e soprattutto per lavarle, il consiglio migliore che possiamo darvi è sicuramente quello di lavarle a mano. È possibile poi stirarle, come potete vedere, a qualsiasi temperatura, ma noi consigliamo sempre di apporre sopra un tessuto, comunque qualcosa che possa in un certo senso proteggere il capo che avete realizzato. Non è possibile asciugarlo in asciugatrice, è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetracloro etilene, e non è possibile candeggiarlo. Come potete vedere, qui ci sono tutte le certificazioni, insomma, possibili, Ecotex, tutto per far sì che possiate comunque avere la certezza che questo filato è naturale, ma dall'inizio, insomma, alla fine. Un 100% bambù naturale, appunto, abbiamo detto. Un filato in bambù che si estrae dalla fibra legnosa della pianta. La sua coltivazione non necessita di fertilizzanti chimici e migliora i terreni su cui viene effettuata. Oltretutto è totalmente biodegradabile ed è proprio per tutti questi fattori che la coltivazione del bambù è altamente sostenibile, di conseguenza anche i filati che vengono prodotti grazie proprio a questa pianta. E oltretutto poi, credetemi, è davvero morbidissima. Guardate qui. Proprio soffice, davvero molto soffice. Veniamo adesso alle colorazioni disponibili sul nostro sito. Allora, questa è la variante celeste. Poi abbiamo il bianco, eccolo qui, il candido bianco. Poi abbiamo il blu, un blu comunque molto molto scuro. Poi abbiamo il corallo, eccolo qui, con il quale potrete realizzare dei capi estivi davvero fantastici. Poi proseguiamo con il grigio, eccolo qui. Andiamo avanti verso tonalità ben più scure, che sono questa, che è il nero. Poi abbiamo il panna, eccolo qui, poi il rosa, davvero molto delicato, ok, il rosso, molto acceso, vedete, davvero molto lucente. E infine il Tiffany. Un vero e proprio angolo di naturalezza. L'Isaac Bambù. Parola d'ordine quindi bambù. Questo perché? Perché negli ultimi anni è aumentata sempre di più la richiesta di presenza di fibre naturali all'interno dei tessuti oppure dei filati. E ovviamente Tessiland non poteva fare altro che accontentare questa richiesta, e lo ha fatto appunto proprio grazie all'Isaac. Oltretutto parliamo un attimo del bambù. Perché? Perché il bambù è un'ottima alternativa al cotone e per certi versi è anche migliore, nel senso che consente alla pelle ancora di più di traspirare e quindi può essere utilizzato tanto d'estate quanto d'inverno. D'estate perché appunto vi consente di far sì che la pelle possa traspirare, quindi ben vengano magari dei bei vestitini, anche perché con queste colorazioni qualsiasi tipo di carnagione o colore magari dei capelli o degli occhi vi permetterà appunto che queste caratteristiche possano essere risaltate. Così come d'inverno, perché? Perché il bambù consente anche di
in un certo senso catturare quello che è il calore corporeo, e quindi potreste realizzare anche dei bei maglioncini da indossare d'inverno, ma nei locali o comunque negli uffici in cui sappiamo comunque, ecco, essere particolarmente caldi, e questo quindi vi consentirà di avere davvero la temperatura giusta addosso. L'Isaac quindi è sicuramente un filato che non potrà mancare all'interno del vostro angolo Tessiland, è sicuramente un passepartout per tutto l'anno. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo articolo. Mi raccomando, iscrivetevi su YouTube e attivate la campanella. Ciao!